Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Prego Fabri. Gazzetta dello Sport. Ciao Patrizio, Gazzetta dello Sport. Ciao, ma... Senti, volevo un po' parlare di questa tua prima presenza da titolare in un ruolo che non è tuo. Proprio. Chi era mai capitato di giocare, diciamo, da attaccante, da seconda punta? Sì, più o meno quando stavamo perdendo io giocavo in attacco, però non mai provato in tutta la mia carriera in attacco. Dove ti la gioca di tanto? Con Siena? No, col Sassuolo. Sì, col Sassuolo. A volte quando entravo mi facevano entrare a volte in attacco, però non è il mio ruolo. Per te è lo stesso? Sì, per me è lo stesso, è importante che gioco. Della serie, se questa deve essere la tua collocazione, l'accetti? Ah, sì, sì, sì. Volevo chiederti, sei più contento del primo posto del Palermo o meno contento del fatto che giochi poco? Cos'è la cosa che ti fa? Cioè, è più piacevole essere primi non giocando oppure avresti preferito giocare un po' di più? No, no. Giocare sicuramente, però quando vinci è sempre più bello, poi la vivi meglio la città, la situazione, stare qua, quando vinci è sempre un'altra cosa, però quando non giochi a volte, però se partecipi è importante, se poi sei proprio non giochi mai e sei proprio collocato fuori è duro. Valerio, Repubblico. Però ti tengono in considerazione, quindi diciamo puoi unire le sì, 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 no, infatti sono felice perché pure quando non gioco a volte entro pure 5 minuti, cioè non scuso il mio modulo, il miss, però alla fine mi tiene in considerazione perché vuol dire che mi sto allenando bene. Mario. Ti voglio fare una domanda invece, una curiosità, di tutti i compagni che hai, chi è che ti ha impressionato di più delle compagnie del Palermo? No, vabbè, ma è troppo facile dire Belotti, Dybala, che secondo me purtroppo c'è un inceppo che secondo me si sblocca sicuramente, mi ha impressionato tanto. Ci sono parecchi, che Lores, che è un bel giocatore, solo che non sta trovando spazio, Stevanovic. Senti, invece tu, come ricordavamo poco fa, adesso in questa versione nuova, effettivamente hai preso voti altissimi. Sembra addirittura che è meglio di quando hai iniziato con Gattuso. Sì, sono contento. Cioè, alla fine... Spesso hai notato che sei anche più tonico. No, ma perché alla fine era la mia chance, me la dovevo giocare bene, ero molto concentrato e sono stato contento di aver fatto una discreta partita. Senti, dentro la squadra questo fatto di essere oggi il capolista, che era quello un po' che mi chiedeva il presidente, a quale vanno i nostri saluti? Ah sì, capolista, io dico poi alla fine, la capolista si vede alla fine. Perché poi se uno sta là, secondo me il calciatore non si deve saltare nelle vittorie, non si deve abbattere nelle sconfitte, stai là finché puoi reggere e poi alla fine devi fare lo scatto finale, lo strappo finale, che devi vincere il campionato. Certo, però reggio, immagino che siete tornati tutti un po' più comodi. Ah sì, sicuramente stare lì sopra è un'altra cosa, chi è che non vuole stare lì sopra? Certo, meglio che ti rincorrono che ti rincorri. Mario, poi devo dare spazio ai colleghi. No, volevo semplicemente chiederti invece della partita adesso con la Cina, che cosa ti aspetti? Ti aspetti anche di giocare? No. La partita della Cina, aspetto che è una squadra molto, secondo me, competitiva, cioè bei giocatori e io penso se rientrano i nazionali è quasi difficile che posso giocare, sicuramente con questa chance che mi ha dato un po' più ancora di considerazione ancora in più, però non penso che posso giocare io essendo non attaccante di ruolo. Giorgio, mi ricollego a questa cosa che hai appena finito di dire, parlando con gli attuali ma anche i vecchi compagni con i quali hai avuto modo di giocare, non ce n'è uno che
riesca a parlare male di te, tutti parlano bene di Torianiello, tutti regalano dei pareri positivi. Questo ruolo comunque importante all'interno dello spogliatoio ti fa comunque sentire vivo nella realtà Palermo, nonostante magari sei sceso poche volte in campo? Sì, vivo finché giochi, cioè ancora di più. Poi se gioco sei proprio messo da parte, un po' ti abbatti anche tu, perché è normale, non ti senti partecipe, anche se sei, cioè non mi abbatto mai, perché alla fine la vita è un'altra, però i problemi sono altri, però alla fine se tu ti senti partecipe è ancora un altro spirito di gruppo, cioè, perché ti viene ancora di più di scherzare, poi quando non giochi proprio e sei fuori di squadra ti senti anche un po' lasciato non partecipe. A proposito anche di umore, ti faccio una domanda che è relativa a due compagni che stanno vivendo magari un momento diverso. Il primo è il riferimento a Terzi, che ha avuto un avvio un po' particolare qui a Palermo e adesso dopo l'infortunio però sta vivendo un attimo un momento di difficoltà, anche perché Milano ci sta facendo benissimo, come lo hai trovato, tu lo conosci. Dall'altra parte invece la figura opposta è Bonzoni, che dopo essere partito un po' così anche per problemi fisici adesso sta assolutamente rivestendo un ruolo da protagonista in mezzo al campo. No, io penso che Claudio alla fine ne avrà passate mille di alti e bassi, anche se secondo me ha trovato che sia infortunato, mo Milano si sta facendo bene, ma lui si allena sempre a mille, sempre a disposizione, secondo me non avrà problemi proprio di niente. E invece Bolzoni, io già lo sapevo, cioè, che è un mastino e che alla fine all'inizio fai un po' fatica a capire, però poi viene sempre fuori. Giuseppe, vuoi fare domande? Sì, tornando a Latina, una squadra che pareggia tantissimo, cioè aspettarsi magari un'altra squadra chiusa come è successo per esempio col Varese, ecco, pensate... Ma io penso che a fronte del Palermo si difenderà sempre, perché... È proprio quando becchi una grande squadra è normale che uno pensa prima a difendersi, poi quando è fuori casa, che poi partire per le ripartenze. In Latina penso che verrà qua, cioè sicuramente no a spregiudicata, però un po' chiusa. Antonio? Ciao. Per il tuo giudizio sul livello del campionato di Pitch, una squadra che ti ha particolarmente impressionato? Sì, a me ha impressionato il livello, secondo me cioè un buon livello, ci sono un equilibrio. A me ha impressionato il Pescara e il Empoli, che le ho viste molto organizzate, sono un po' a volte il Pescara un po' sfortunata, però mi è piaciuto tanto. L'Empoli deve essere principale, no? Sì. Sì, l'Empoli secondo me fino all'ultimo la troveremo lì in alto. Ma anche rispetto all'anno scorso il livello della campionato di Milano? No, sempre così, è equilibrato. Noi eravamo la squadra l'anno scorso in Sassuolo che eravamo molto organizzati e equilibrato il campionato, quindi poi alla fine siamo usciti molto fuori. Gazzetta, chiudere? Tu hai mai chiesto agli alcuni, mister, ma mi trovo ogni tanto il mio ruolo esterno al centrocampo, mi piacerebbe provare a dimostrare quello che posso dare anche all'esterno, anche in fase di copertura? Mi ha parlato anche lui mi prova a volte, però io faccio fatica, essendo un esterno offensivo che non faccio poco fase difensiva, lui sicuramente non preferisce mettermi là perché faccio fatica a fare la fase difensiva, visto che ho fatto sempre esterno alto, offensivo. Ultima domanda per me. Vedendo un po' lo scorso dei tuoi scorsi campionati, si è visto che tu comunque non sei stato sempre impiegato con grossa continuità, quindi questo che cosa vuol dire? Che gli allenatori ti vedono come una chiave per aprire le partite in corso d'opera? Ho avuto pure parecchi infortuni e quindi poi a volte, pure l'anno scorso ho fatto 8 partite di seguito, poi mi sono rotto mi sono rotto la caviglia, poi a Siena ho avuto un po' di problemi personali, un po' di così, però poi poi quando sono andato a Sassuolo mi sono fatto quell'anonima che entravo e spaccavo le partite e quindi però alla fine io preferisco giocare. Ti senti ancora di questa no, penso di no.
No, no, spero di no, perché stare in panchina è brutto. Grazie a tutti. No, sì, Fabio, chiudere, grazie. In questa, partendo da questa considerazione, a gennaio, tu dove ti vedi? Ancora a Palermo, sai cosa stanno facendo? Ah, non lo so, questo vedrò con il mio procuratore e con la società, se loro preferiscono mandarmi via oppure tenermi, a me, io sono aperto a tutto. Cioè, sicuramente a me fa piacere stare qua perché non sono mai stato in una piazza così importante, vedi tutti questi giornalisti, tutte le televisioni, tutte queste cose che mi fa piacere. Io lo dico sempre ai ragazzi, non gioco, no, e rifarei la stessa scelta, ma per la, come mi sono trovato qua, importante, perché si vede che la gente ti riconosce, e a volte è pure bello, sei un po' lusingato di sta cosa. Però purtroppo io voglio giocare, cioè non è che voglio fare comparsa. A me piace essere protagonista dove vado. Grazie ragazzi. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.